Torna senza filtro l'appuntamento che il sito forzapescara.com insieme a Rete 8 hanno voluto mettere così in piedi per dare voce ai tifosi e sostenitori del Pescara, del Delfino, che in questi momenti vivono istanti esaltanti. Allora, questa sera il direttore generale Giorgio Repetto risponderà a tutte le vostre domande che avete formulato sul portale www.forzapescara.com. Salutiamo subito il direttore generale, conosce bene le regole del gioco, bisogna mettere i guantoni, vestirli, incrociarli. E lei questa sera è una strana veste di wrestler. Sì, sto vedendo. Buonasera a tutti, intanto, ma sto vedendo questa veste nuova. Le si addice più di quella di giocatore? Ma Dio, non credo di avere quella forza lì, insomma, neanche, solo come peso forse mi posso avvicinare. Però diciamo che questa meravigliosa, solita fotocopertina di Massimiliano Manzo e mi dà l'opportunità non solo di ringraziare lui, ma di ringraziare tutta la fantastica redazione di ForzaPescara.com, che va da Graziano Di Nicola, Nicola Di Giovanni, Luca Giannandrea, Luca Di Venanzio, Marco Scurti, Carlo Pagannone e il nostro maestro Walter Bucciarelli. Ma un ringraziamento particolare va agli editori di Rete 8 e a tutto lo staff tecnico, non ultimo a quello giornalistico, che hanno permesso la realizzazione di questa puntata speciale senza filtro. Ricordiamo che la prossima sarà nel 2014, in occasione di fine gennaio, quando ci saranno gli ultimi giorni infuocatissimi di calciomercato e il direttore generale sicuramente sarà un nostro interlocutore privilegiato. Allora, le regole sono queste: bisogna mettere i guantoni, incrociarli e poi rispondere alle domande senza filtro, cioè così come vengono. Come c'è vuoi. Una sola regola, che si possono dire solo tre parolacce ogni due domande. Ah, ogni due domande va bene. Quindi tenga conto di questo. Sì. Ce n'è un bonus. Cominciamo subito. Per rompere il ghiaccio c'è un nostro utente, Galeone 433. Sa come funziona il sito forzapescara.com? Sì. Ci sono delle notizie che possono essere commentate dagli utenti che non usano il proprio nome ma usano un nick. Sì. Naturalmente sono tutti i nick che si rifanno alla tradizione. C'è qualcuno che si chiama pure Repetto. È un po' più bello di lei. Io avevo un cane che si chiamava come me. Era anche lui meglio di me. Ma Giorgio, questo utente si chiama. Addirittura. Si chiama Giorgio Repetto. Non è lei, no? Non sono io. No, appunto. Ma io sono certo di questo. Allora, il primo utente, la prima domanda, Galeone 433 ci chiede: da quanto tempo fa wrestling? No, non l'ho mai fatto, oppure non sapevo di averlo fatto, ma... credo di non essere proprio adatto, sia per misure fisiche, mi mancano almeno 20 centimetri, il peso l'ho detto, ci siamo, ma 20 centimetri in altezza. Dai, sì, in larghezza ce l'ho, mi mancano quelli in alto. Va bene, cioè, ha sempre tempo e modo di crescere. Beh, oddio, in larghezza ancora, se penso. Primo bannato, cioè primo bannato significa che il uno nome di un utente che ha fatto questa domanda. Sono curioso di sapere se Giorgio da calciatore
si è mai trovato a giocare un recupero di durata paragonabile a quello della partita di domenica. Di domenica, no. Si riferisce a Lanciano Pescara. No. Abbiamo fatto i tempi supplementari domenica, no, non era mai successo. È un'anomalia, anche perché per quanto si è verificato nel corso dei 90 minuti, un tale recupero è più sembrato immotivato. No, anche perché c'erano stati 2 minuti già nel primo tempo, quindi sommare 11-12 minuti di recupero credo che sia una rarità. Andreuzza, un altro amico no, mio. Però è un utente, sì, in questo caso, non è lui. Però è sempre un amico mio. Sempre. Dispiace per l'Ascoli Calcio, dichiarata fallita poche ore fa. Sì. È vero che comunque al di là della rivalità sportiva tra Ascoli e Pescara c'è stata sempre comunque una contiguità e una continuità di interessi, di passioni, di sentimenti, di giocatori, di storie che si sono incrociate, no? E dicevo che è da tenere sempre a mente sia per gli attuali dirigenti e sia per i tifosi del Delfino, dove può portare una gestione scellerata, cioè è un monito praticamente, dice. Credo che abbia detto una cosa sacrosanta. Io che sono stato sempre uno scialacquatore nella vita mia, ho buttato, sperperato, e invece sono piuttosto oculato quando le cose non sono le mie. E credo che il Pescara deve stare attento, perché chiaramente tutti speriamo di fare molto bene, ma ci sono delle regole economiche che ti chiudono dopo. L'anno prossimo il Pescara avrà pochissimi soldi da poter gestire da parte dei contributi, diciamo, federali, per cui quello che è successo all'Ascoli, che come dicevi tu, io ti do del tu perché certo, non è più facile, ci mancherebbe. E quello, come dicevi tu, è una cosa che mi rattrista tantissimo, perché io penso che grandi avversari ti permettono di essere forte, certo, perché quella pubblicità che dice vincere facile è brutto. Io ho sempre rispettato molto Ascoli, San Benedetto, che sono state le nostre rivali per tanti storico. Anni, e quindi io avrei piacere a ritrovarmi di nuovo l'Ascoli che combatte anche per il sul pubblico, campo, per lo pubblico. Spettacolo è per... logico, e San Benedetto uguale, uno stadio come quello della Riviera delle Palme. Bellissimo. L'idea che non possa fare almeno la Serie B mi rattrista tanto. A proposito, una piccola parentesi: di qualche tempo fa la notizia che il presidente dell'Aiduc vi voglia trascinare da qualche parte per 700.000 euro non versati relativamente al pagamento della di Vukušić. Beh, oddio, io non c'ero, è una cosa nuova, so che porta avanti un discorso così. Ma già dall'inizio era partito male questo però presidente. Io credo che insomma già quelli che ha preso sono molti. Per quello che si è visto in campo. Perché io credo che dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza anche lui. Ma lui probabilmente non l'ha mai visto giocare suo ragazzo. Non è un problema di giocare, perché il ragazzo... No, Pescara intendo. Ah, Pescara, sì, perché il ragazzo, se è stato governo, vuol dire che aveva delle qualità e ha delle qualità. Probabilmente non si è integrato, adesso è in un momento, oramai è un periodo in cui ha anche paura a fare una giocata qualsiasi, perché sa che non gli riesce, quindi chiaramente è molto superiore al giocatore che abbiamo visto noi, di sicuro. È condizionato psicologicamente. Però io credo che in questi casi le società cedenti e i procuratori si devono veramente mettere una mano sulla coscienza e cercare di dare una mano a chi ha investito. Ma crede che sia più il procuratore del giocatore o il presidente dell'Aiduc a fare questa... Sinceramente non mi sono mai interessato di questo tipo di trattativa, non la conosco. Sì, perché qua perché c'era già prima non che, la conosco qua, che arrivasse, però lei. Credo che insomma siano tutte e due, credo che siano tutte e due, perché fondamentalmente i soldi, anche questi pochi che rimangono, perché 700.000 su 4 milioni direi che è ancora poca cosa, e probabilmente dovranno spartirsi qualche cosa, non lo so. Resta insomma il sugo della trattativa. Allora, volevo invece passare alla domanda dell'utente Freket. Questo lo capisco. È più semplice. Penso che si legga così, spero, sì, di non sbagliare. Complimenti Giorgio, state facendo un ottimo lavoro. Quali sono stati, a tuo giudizio, gli errori che l'anno passato ci hanno portato ad un pessimo campionato di A e che naturalmente non ripeteremo? Ma guarda, io devo dirti che l'anno scorso molte delle scelte, o perlomeno un po' delle scelte dell'anno scorso,
sono state rivalutate quest'anno, no? Perché alcuni giocatori poi si sono... Brugman, lo stesso Ragusa... Però hai detto proprio due giocatori che invece poi sono stati allontanati l'anno scorso. Sono stati comprati l'anno scorso. Sì, sono stati presi l'anno scorso, che poi non sono stati forse... individuate bene le loro capacità, la loro forza, e poi ci sono anche tanti altri giocatori che hanno fatto bene. Credo che l'anno scorso il Pescara, dopo la partita di Firenze, nella quale aveva finito il girone di andata, aveva 20 punti, probabilmente a gennaio portare molta gente nuova in uno spogliatoio in cui tutto sommato si erano ottenuti anche buoni risultati può aver creato qualche problema di abbondanza. A volte, contrariamente a quello che scrivono o dicono gli allenatori, io credo che l'abbondanza molto spesso crea solo problemi. Certo. Io credo che ci siano delle posizioni che vanno salvaguardate. È una regola di psicodinamica di gruppo. Ci sono dei giocatori che sono indispensabili, anche se è brutto dirlo, ma in ogni squadra ci sono dei giocatori importanti, non dico più importanti degli altri, perché è un gioco di squadra, però giocatori che per capacità fisiche, per capacità tecniche, per capacità di tenere in mano il gruppo, per capacità morali, perché sono un grande esempio verso i compagni, sono giocatori indispensabili, e ci sono gli altri. Non credo che arrivare ad averne troppi ti possa favorire, credo che possa fare il contrario. In sintesi, non sempre abbondare è meglio che difendere. Tu dillo in latino che ti veniva meglio, stavi dicendo in latino. No, però insomma, siccome ho il maestro Massimo Profeta però qui... Però lo stavi dicendo in latino, lo volevi tradurre in italiano. Per non sfoggiare cose che non ho. Allora, altra domanda, Reda. Sì. Un ragazzo nato e cresciuto a Pescara, col Pescara nel cuore, volenteroso di lavorare nel Pescara, cosa deve fare per avere un'opportunità? Ho preso la laurea in scienze motorie, una specializzazione nella preparazione atletica sul calcio e molteplici brevetti per aiutare le giovanili. Cosa si deve fare per avere una semplice risposta da parte della società? Grazie, spero risponderai, Giorgio. Ma guarda, io non so se lui che mi ha mandato un'email o ha mandato un curriculum in sede tempo fa. Il problema è che noi quest'anno eravamo coperti, nel senso che avevamo tutti i ruoli dalle giovanili in poi chiusi, e ci sono state tante persone che si sono proposte, no? È chiaro che io personalmente credo che il Pescara, come ogni società, debba crearsi uno staff locale il più possibile valido, provando varie possibilità, quindi questo ragazzo come altre persone che vivano sul posto, per cui non debba ogni volta dover andare a cercare poi fuori, i vari preparatori atletici, preparatori di portieri, allenatori delle giovanili e via dicendo. Sono d'accordo con lui, il problema è riuscire a farlo in quanto tempo e come, perché non è che tu puoi cambiare al volo 5, 6, 7, 8, 10 posizioni. Certo. Credo che sia, però per me è un punto d'arrivo quello. Il Pescara deve arrivare ad avere uno staff locale suo di fiducia su cui potersi basare, perché sennò il lavoro che fanno gli allenatori che passano nei vari anni a Pescara, i preparatori che passano nei vari anni, sia fisici che dei portieri, svolgono un lavoro e possono lasciare segnali che, se non vengono recepiti da nessuno, sono persi, sono stati pagati per nulla. Quindi io penso alla preparazione di Zeman, per esempio, certo, mi viene in mente, o altre cose, i movimenti tattici di Marino. Credo che ci siano delle cose che vanno riprese da persone che fanno parte della società. Allora, credo che insomma sia stato molto esauriente. Entriamo è un altro argomento che i nostri utenti hanno voluto in qualche modo evidenziare. C'è una domanda di Alex Ermonnezza, sulla Monnezza conosco. Caro Repetto, ma non sarebbe il caso di iniziare a mettere qualche clausola a sti giocatori del tipo: se non ti impegni non prendi lo stipendio, oppure se trucchi le partite ricacci tutti i soldi che hai guadagnato fino a mo? Nessun riferimento alla squadra del Pescara, cioè chiede, non è il caso, ma credo che esista già una normativa vigente. Ci sono le normative, poi come sempre in Italia ci sono le leggi, le normative, ma non vengono applicate oppure vengono applicate in misura ridotta. Abbiamo visto, io non sono d'accordo
visto che siamo proprio nelle sedie, su quello che è stato oggi e ieri il bombardamento su un paio, certo, di giocatori, perché tra l'altro c'era anche Colucci tra questi, eh? No, l'altro, però quello che allena, un altro Colucci, Leonardo, non è l'ex giocatore, per fortuna io non ho letto il nome, quindi allena gli allievi del Bologna, questo un giocatore che ha giocato tanti anni, sì, è centrocampista anche del Cesena, mi dice. Ma voglio dire che poi l'altra volta si è dimostrato che alla fine hanno combinato delle pene di 3-4 mesi, 5 mesi, voglio dire, si era partito con un boom. Io sono d'accordo sul fatto dei lavativi, questo sono d'accordissimo, perché noi per esempio all'interno, lì dobbiamo ringraziare l'allenatore, il suo staff e molto i giocatori. Oggi nel Pescara è difficile o impossibile che qualcuno possa non impegnarsi, è impossibile, ma perché c'è l'allenatore, ci sono i suoi uomini, noi logicamente vediamo sempre gli allenamenti, ma soprattutto non glielo permetterebbero i compagni di squadra. Perché si è creata una grandissima forza all'interno tra i giocatori stessi, per cui oggi chi fa il lavativo lo può fare, se lo fa è fuori, automaticamente è fuori. Oggi noi, se ti dovessi dire il nome di un giocatore che non si impegna, non te lo potrei dire, perché ci sono dei giocatori che sono rimasti fermi di più ma sono infortunati, questo è un altro discorso, il fatto dell'infortunio non significa che quello, uno non si impegna. Certo, esula. Allora, prima di entrare le vaglie soldi, nel caso di che si scopra con assoluta certezza che qualcuno ha fatto qualcosa di veramente male, brutto, io dico le vaglie soldi, radiazione, eliminarlo per sempre come si fa nella vita normale dei pubblici uffici e quindi anche nel calcio, insomma questo è normale. In tutti i settori della cosiddetta vita produttiva. Torniamo, faccio una piccola parentesi perché insomma vado un po' saltando qui e là prima di entrare negli argomenti. Poggio degli Ulivi, credo che da settimana prossima, come annunciato, domani. Da domani, come annunciato tempo fa da Rete 8, è stata proprio questa emittente che ha dato la notizia, auspice anche insomma l'intervista al presidente Sebastiani che ha in qualche modo dato l'ufficialità alla cosa. Problema risolto, sì. Da qui in avanti sarà sempre Poggio degli Ulivi? Per quello che so io, fino alla scadenza del contratto, che in questo momento dovrebbe essere alla fine del campionato del 2015 o al 31 dicembre del 2015, non ho letto il contratto, e saremo lì e sono felicissimo perché è stata ricomposta una querela che insomma sinceramente per un certo periodo sì, era anche un po' imbarazzante. Era imbarazzante, io sono felice perché sono in questo momento il presidente Sebastiani, allora era De Cecco, insieme però sono stati quelli che hanno consentito al Pescara di non fare la fine dell'Ascoli in questo momento o di tante altre squadre di cui adesso abbiamo perso notizia. Devo però in questo momento proprio ringraziare tantissimo le amministrazioni comunali di Francavilla e di San Bucè, di San Giove San Bucè, dove che ci hanno permesso di arrivare fino a oggi con la squadra che si è potuta allenare. So che è stato molto difficile per loro perché chiaramente c'erano anche le squadre locali che avevano diritto ad usufruire, diciamo, degli impianti, la verità, sportivi. Più del Pescara, perché sono impianti comunali, esatto. La gente che paga le tasse su quel territorio ha forse qualche diritto in più. Devo dire che abbiamo cercato di dare meno fastidio possibile, ci siamo allenati quasi sempre la mattina quando tu sai che gli impianti sono quasi deserti e quando c'è stato l'impossibilità di usarli non li abbiamo usati. Si è stata grande da parte loro, devo dire che a noi da parte nostra deve arrivare proprio un grazie enorme, perché se siamo potuti arrivare oggi a poter lavorare, a poter svolgere quello che era il compito principale dei giocatori e dell'allenatore, quello di allenarsi nella settimana per poter giocare la domenica, dobbiamo assolutamente ringraziare loro. E quindi un ringraziamento doveroso credo che giunga loro anche da tutta la tifoseria del mondo biancazzurro, certo. Che veramente ha visto con particolare simpatia e attenzione queste amministrazioni che hanno avuto veramente un trattamento, che hanno trattato in maniera speciale e con attenzione proprio il Pescara. Torniamo invece alle altre domande che questa volta sono concentrate sul mercato, il mercato estivo. L'utente Pierino, salve, la squadra costruita da voi quest'estate è stata anche decisa da Marino oppure no?
non è finita. Si rilassi, lei è un po' agitato stasera. No, tranquillo. E il mercato di riparazione si farà sentendo i consigli del tecnico oppure no? Grazie, cioè due domande in una. Sì, cioè, avete sentito Marino? Su in certi ruoli ci ha indicato dei giocatori, in certi altri li abbiamo presi noi. E per quanto riguarda l'altra domanda, il mercato di riparazione, ma ci avete da riparare qualcosa? Esatto, avete da riparare qualcosa? A vedere se c'è da riparare qualcosa. Io credo che a scuola si ripara quando uno non ha preso la sufficienza in qualche materia. Secondo me coi piedi di piombo, perché in questo momento non saprei dire qual è un giocatore che a noi non serve, di quelli che abbiamo in rosa. E il mercato io credo che sia molto facile per chiunque. Io vedo che tutti quanti ora fanno il fantacalcio o qualcosa del genere, per cui se prendete le squadre di Serie A che non siano le prime 7, 8, 9 e vedete chi non gioca nelle squadre di Serie A, tutti quanti potete vedere i nomi di quelli che non giocano e sono giocatori che probabilmente sono sul mercato. Tra questi ci sta anche Bjarnason. No, Bjarnason proprio domenica ha giocato, l'altra settimana no, però ha già fatto 7-8 presenze. Che non è poco. Bjarnason è... Ci arriveremo. Spero che sia un buon acquisto per la Sampdoria. Perché lei è di fede doriana, no, vero? No, io sono pescarese. Però di origine era più origine... doriano che genoano, no, o no? Genoano mai. Sempre doriano, cioè... mi ricordavo bene, sì. La conosco da qualche settimana, sì. Ho già imparato alcune cose. Ruspa 74, hai provato un minimo di imbarazzo nei confronti del mister avendo tu condiviso la cessione di Bjarnason voluta dal presidente? Aspetti, parlo di imbarazzo perché per tutto il precampionato, compreso Coppa Italia e prima giornata, Marino aveva impostato il suo lavoro, come richiesto dalla società, sul modulo a noi tanto caro, il 4-3-3, che vedeva appunto l'islandese come uno degli attori principali. Oggi fortunatamente il problema è risolto, soprattutto grazie alla felice intuizione del mister di cambiare modulo, ma in alcuni momenti ce la siamo vista brutta e mi auguro davvero che questo tipo di errori non vengano più ripetuti. Torniamo alla domanda. Ha avuto imbarazzo nei confronti del mister avendo tu condiviso la cessione di Bjarnason voluta dal presidente? Non l'ha voluta il presidente, nel senso che io ero completamente d'accordo. Quindi io ero d'accordo. Nella cessione, sì, di Bjarnason? Sì, sì, non ho nessun imbarazzo nel guardare Marino, perché Marino era pure presente quando abbiamo deciso di farlo. Quindi non c'è nessuno, non abbiamo fatto le cose. E Marino che diceva quando lei esponeva? Allora, il problema è, io l'ho già spiegato tante volte, io sono andato a prendere Bjarnason il pomeriggio in albergo e doveva andare in ritiro, si giocava a Trapani il giorno dopo, lui è sceso vestito in borghese, non con la tuta. Via dicendo. Siamo andati via in macchina, in un inglese tra me e lui non eccezionale, però mi ha spiegato che era il momento della sua vita, vi dice, insomma, per farla breve, noi alle 8:30 abbiamo deciso che il giocatore non andava alla Sampdoria. Da quel momento in poi si sono scatenate tutte le varie vicissitudini che ci sono in questi frangenti nel calcio, procuratori, certo. Dicendo, il giocatore che i gruppi di pressione diceva che era l'occasione della sua vita, un ingaggio che logicamente era quasi il doppio di quello che prendeva al Pescara per 4 anni, loro lo volevano in comproprietà, noi a quel punto si è deciso che si vendeva il giocatore in comproprietà, quindi siamo proprietari della metà di Bjarnason, il giocatore è andato a fare un contratto per 4 anni del doppio di quello che prendeva qua. E noi abbiamo pensato di avere in mano Berlinghieri, lo sanno tutti ormai. In quel momento poi Berlinghieri la mattina dopo, che era lunedì, l'ultimo giorno di mercato, ci ha detto che perché in questo stadio era stato lui anche in amichevole, si è ricordato che non poteva giocarci tranquillo perché c'era molto Molosini e è finita là. Ora, che è chiaro che Bjarnason è un bel giocatore ed era un giocatore importante per Marino, ma non solo per Marino, pure per noi, non è che siamo così rincoglioniti da non capire se un giocatore buono o no, però c'era questa possibilità e non sapevamo cosa sarebbe successo se lui fosse rimasto controvoglia qui, quindi siamo proprietari della il Pescara, non io, ma il Pescara è proprietario della metà di Bjarnason, nessun imbarazzo comunque verso Marino, perché quando abbiamo deciso quelle cose c'era il mister, c'erano tutti qua, eravamo tutti presenti, non c'era nessuna voce. Ma questo ha determinato il cambio del modulo? No. Appunto, cioè questo mi sembravano due domande. Ha cambiato il modulo perché non è stato quello, è stato che abbiamo incominciato a vedere che le squadre venivano contro di noi
chiudendosi tutte quante dietro. Certo, il 3-4-3 permetteva, e giocandosi tutte quante le partite in contropiede. Poi diventa un 3-5. A quel punto il mister ha fatto questa, ha avuto questa pensata, e non è detto che magari nel proseguo del campionato il mister non torni a fare il 4-3-3. Sì. Lei mi dirà: non c'è più Bjarnason, può darsi che ci sia qualcun altro, voglio dire, non è detto. Uno di questi può essere Kabash, uno di questi può essere. Abbiamo giocato, ma dico. Noi non abbiamo preso Marino, e questa è l'unica cosa vera, è questa. Avevamo preso Marino perché, quando anche sono stato a parlare con lui, anche io sono amante del 4-3-3, però poi diciamo che questo 3-4-3 rimane super offensivo. Certo. Non è che se i nostri giocatori d'attacco fanno gol vuol dire che è un gioco offensivo. L'avevamo preso proprio perché ci piaceva l'idea di vederlo giocare. Io poi sono andato a vedere delle partite di Marino in televisione anche di anni fa, perché tramite White Scout puoi andare molto indietro, e devo dire che a Udine in un certo periodo ha fatto un grandissimo campionato giocando col 3-4-3 con Inler e non mi ricordo chi vicino in mezzo, e tre attaccanti come giochiamo noi ora, quindi non era una novità per lui. L'aveva già fatto anche addirittura agli esordi della sua carriera, sa interpretare il calcio, credo, tatticamente in un modo perfetto. Sono d'accordissimo che Bjarnason è un bel giocatore, se il Pescara l'ha comprato, e quest'anno addirittura hanno comprato la metà per la stessa cifra per cui l'aveva comprato intero il Pescara, credo che un sacrificio sia stato fatto dal punto di vista tecnico. Però abbiamo sempre la proprietà del giocatore, e la squadra tutto sommato nel tempo è riuscita a trovare la propria identità lo stesso. A proposito di proprietà, Andrea Bassano ci chiede, cioè chiede a lei, il Genoa ha più volte ribadito di volersi riprendere Ragusa. Resisterete allo scippo, finirà come con Bjarnason che è stato lasciato partire? Quindi qua l'ho legata proprio perché sì. Abbiamo già risposto a Bjarnason. Io posso rispondere tranquillamente, io sono stato col procuratore di Ragusa oggi e non mi ha fatto nessuna richiesta di far andare via il giocatore. Ragusa, ci parlo tutti i giorni, è un ragazzo splendido, non ha nessuna intenzione di lasciare il Pescara, noi non abbiamo nessuna intenzione di farlo andare via, credo che non ci sia ricordiamo nessun... che è in comproprietà, però è in comproprietà, ma non c'è nessun motivo per cui possa andare via adesso. Non credo che piaccia solo al Genoa, io credo che possa piacere anche a molte altre, certo, squadre. Sono convinto solo al Genoa, quindi, però il giocatore non ha mai fatto nulla. Io sono stato a pranzo col procuratore e non mi ha proprio minimamente accennato a questa possibilità. Noi neanche abbiamo mai pensato di farlo. Certo, ci mancherebbe. Non ho dubbi su questo. Arken, visto che sia Bjarnason sia Cascione sono andati via, non era meglio chiudere per Valdifiori fin da subito, anche considerando che a livello di statistiche è in testa tutti i giocatori della B? Io non cambierei Valdifiori con Brugman. Manco io. Allora. Non conta niente quello che penso io, però il tecnico è lei. Io non cambierei Valdifiori con Brugman, ma anche se Valdifiori è un bellissimo giocatore, l'abbiamo trattato. Avevamo due giocatori centrali, uno è stato scoperto così forte nel tempo, erano Viviani e Brugman. Abbiamo pensato che Valdifiori, che può fare esclusivamente quel ruolo, non fosse più necessario, non fosse così indispensabile. Credo che il campo abbia dato la dimostrazione che... Credo che Brugman oggi sia un altro giocatore che tranquillamente potrà essere un uomo... che il mercato ci richiederà. Senta, un'altra domanda che viene sempre in ambito di calciomercato. Andrea Bassano, caro direttore generale, ma Chiaretti che lo avete preso a fare se in 2 anni non è mai andato manco a fare un giro col vostro pullman? Qual è il bonus legato all'impiego di Bjarnason? Il bonus, no, su come chi è questo? Chiaretti. Caro direttore Andrea Bassano. Caro Andrea Bassano, io su Chiaretti non ti posso dare nessuna, perché non l'ho comprato. Io ti posso dire che l'ho visto giocare nell'Andria, quando giocava nell'Andria esterno destro, e l'ho visto giocare l'anno prima di venire a Pescara da trequartista nel Taranto. Non sarà un fenomeno, ma non era neanche un giocatore da buttare. E ti dico che Chiaretti si è fatto operare al ginocchio quest'estate. Io qui a Pescara non l'ho mai visto, quindi non saprei dirti
È un giocatore nostro, però io in questo momento non l'ho mai visto. Se dovesse tornare in condizioni fisiche buone, io credo che non sia proprio così. Era in C e quindi dico, era un protagonista. Potrebbe essere un giocatore tranquillamente da B. Ma si saprà qualcosa di Chiaretti? Sì, penso che prima o poi arriverà qualche notizia. Si è operato al ginocchio, credo, a giugno o a luglio. Quindi arriveranno i certificati medici? Sì, sì, però sempre 6 mesi di solito ci vogliono per recuperare, no? Quindi. Senta, e il bonus legato all'impiego di Bjarnason? Il bonus di Bjarnason sono 200.000 euro a 15 presenze. 200.000. Credo che ne abbia fatte già 7, 8, 9, credo. Ci stiamo arrivando? Credo, non sono sicuro. L'altra domanda, l'esplosione di Brugman ha chiuso praticamente la strada a Viviani, che soffre a trovare spazio in questo scacchiere. Può essere una situazione che spinge il romanista a cambiare aria nel prossimo... Ma io credo che, al di là dell'esplosione di Brugman, credo che Viviani sia stato condizionato da 3 o 4 infortuni che ha preso proprio nei momenti topici, perché lui era partito benissimo quest'estate e si è fatto male alla caviglia. Ha risposto lo stesso alla convocazione della nazionale e quando ha provato lì in nazionale si è fatto male di nuovo, ha perso quindi tantissimo, poi si è fatto male un altro paio di volte, adesso ha un piccolo stiramentino sul legamento del ginocchio, si sta riprendendo. Credo che la Roma vuole che giochi. Beh, la Roma, noi abbiamo, è un giocatore a metà nostro, perché noi abbiamo il diritto di riscatto della metà, quindi è un discorso che si deve fare tra noi, la Roma, il giocatore, il suo procuratore, via dicendo. In questo momento non c'è stata nessuna avvisaglia da parte sua e da parte di nessuno. Siccome nell'aria c'era la ventilata, la possibilità che potesse cambiare casa. Sì, ma ci sono dei giocatori che magari hanno giocato di meno, che può darsi che preferiscono andare a provare a fare bene da un'altra parte. Non dico che sia il caso di Viviani, dico, ce ne sono magari anche qualcuno che magari non ci pensiamo neanche, però in questo momento Viviani è fuori dai giochi esclusivamente perché è infortunato da una ventina di giorni, quindi, e ne ha avuti 2 o 3 di questi contrattempi. Credo che Viviani, se riesce ad avere una continuità di allenamento e quindi a trovare una condizione fisica perfetta, sia un giocatore che sicuramente la Serie B gli sta stretta. E comunque è difficile adesso togliere il posto ad uno che sta andando a mille come Brugman, che poi ha qualità indiscusse e indiscutibili. Sì, però sai, Brugman e Viviani stesso... tutto sommato possono giocare anche, anche insieme, non è detto che non possono giocare insieme, sono 2 giocatori tecnicamente validissimi con diversa interpretazione dei ruoli, cioè Viviani, facendo proprio dei paralleli, non so, Viviani è più De Rossi e Brugman magari è più Pirlo, quindi se Pirlo e De Rossi hanno giocato insieme in nazionale, credo che insomma anche nel Pescara non sarebbe male vederli, voglio dire, quindi sarà da vedere. Io ho detto, per me è importante per i giocatori proporsi all'allenatore stando bene fisicamente, quindi potendo dare il massimo delle loro capacità. Una volta che danno il massimo, l'onestà del nostro allenatore è fuori di dubbio, quindi chi merita di giocare poi va in campo. Bene, allora abbiamo quasi esaurito la pagina di mercato, entriamo invece nel vivo del campionato. Vinnins, penso che si legga, non lo so. Come? Vinnins, c'è qualcuno che ha vinazzato, non lo so, credo che sia questo il senso. Caro Repetto, io sono sempre preoccupato quando uno comincia così. Lo diceva Luciani, quando non mi pagava. Sì, appunto. Quando non mi voleva pagare. Quando non voleva pagare. Caro Repetto, vorrei avere un parere su Zuparic. Io credo che sia una delle chiavi più importanti di questo Pescara in formissima, sia da difensore che da centrocampista, soprattutto da centrocampista. Spero che il mercato di gennaio ci regali qualche pedina, ma senza far scivolare questo grandioso giovane in panchina. Grazie. Con me su lui chiaramente sfonda una porta aperta, perché è un ragazzo, è stato credo il primo acquisto credo che ho fatto quest'estate, quindi il primo proprio, forse anche l'unico che ho fatto
volutamente, insomma, di corsa quasi, i primi giorni, prima del mercato. Dove l'aveva visto? Io l'avevo visto in Nazionale Under 21, poi c'era stata una telefonata da parte di uno dei suoi agenti, credo al presidente, perché penso che l'avesse visto logicamente anche Delicarri l'anno scorso e qualcun altro del Pescara, mi dice. Quando poi il presidente ha detto, vedi un po', che ne pensi? Io sono andato a vedermi di nuovo invece i filmati, sai che ormai si trovano da tre parti, e mi sono letto invece poi le relazioni di qualcuno che l'ha visto per conto del Chievo, di un'altra società di calcio, di cui mi fido molto. Quindi la mia impressione era stata buona, l'impressione di questi qui era stata lo stesso molto buona. Credo che il ragazzo poi conosciuto è un ragazzo di una serietà eccezionale, un ragazzo fisicamente fortissimo, non parla ancora bene l'italiano, ma vedo che dal punto di vista tattico quello che gli chiede, come direbbe Vasco Rossi, ma si vede che si fa capire bene quando vuole, insomma. E io credo che al di là dell'andare in panchina, perché sono anche in tanti, quindi l'idea che possa scivolare lui in panchina, che possa scivolare in panchina qualcun altro, non deve essere un problema né per i giocatori né per noi. A noi deve interessare che vada bene il Pescara, poi chi gioca lo deve decidere l'allenatore, e l'allenatore, come ho detto prima, è talmente serio che non si fa condizionare sicuramente dalla simpatia o dall'antipatia o perché uno è alto, basso, magro, grasso, insomma, va grasso, no, si può giocare. Lupus in fabula, ecco, questo è sicuramente il nick di Massimo Profeta. No, scherzo, salutiamo il nostro Massimo, amico comune, che resta per me uno veramente dei giornalisti più bravi, io lo posso dire. Ho giocato 12 anni insieme, insomma. Perciò si è ridotto così lei. Sì, è vero. Lupus in fabula, quanti punti avrebbe ora in più il Pescara se Marino non si fosse ostinato? A. Confermare il modulo 4-3-3, vede come sono discordi i pareri, fino all'estremo prima di passare al 3-4-3 come risultava necessario e lampante dagli spalti a tutti. A me no, io sto 3-4-3 sinceramente, onestamente l'ho visto fare poche volte e tutte le volte che l'avevo visto fare non mi aveva proprio entusiasmato. A confermare la informazione titolare Mascara e Cuptolo, in evidente debito di forma. 3. A tenere Ragusa in posizione di mezzala, depotenziandone le capacità offensive. E comunque sia meglio tardi che mai. Ma guarda, in estrema sintesi, io devo confermare il modulo. Come no, mai sei intestardito? Ma intestardito. Intanto devo dire che purtroppo, come succede spesso, noi abbiamo fatto, ci facciamo condizionare un po' dei risultati tutti. Anche io sono come la gente, sono tifoso anch'io. Per cui magari in casa non abbiamo offerto grandi prestazioni, però con quel modulo sinceramente, guardate, la partita di Trapani, la partita di Varese, adesso non me le ricordo neanche tutte quante, insomma abbiamo fatto delle ottime prestazioni. Poi sui giocatori io credo che piano piano abbiano raggiunto tutti una condizione fisica migliore di quella che c'era in quel momento, che probabilmente era proprio un tipo di lavoro studiato dal preparatore. Quindi voglio dire, la scelta di poi passare al 3-4-3 l'ha deciso il mister. Lei dice troppo tardi, può darsi troppo presto, troppo tardi, non lo sappiamo. Comunque la sostanza è che la squadra aveva offerto buone prestazioni anche per Ragusa al centrocampo? Ma Ragusa al centrocampo, a Trapani Ragusa ha giocato mezzale, ha fatto una partita devastante, eccezionale. A Siena ha giocato esterno, ma andava a prendere in mezzo D'Agostino e poi partiva dritto verso la porta. Voglio dire, spesso il mister lo usa, siccome ha una grandissima capacità di corsa. È uno di quelli che riesce a fare la fase offensiva ma non rinuncia mai a fare anche la fase difensiva, quindi delle volte spesso il mister gli chiede un lavoro che è da mezzala e ala. Io credo che lui oggi sia una ala che fa anche la mezzala. All'inizio era magari una mezzala, quando abbiamo venduto Biano, insomma, a Trapani lui ha fatto la mezzala che faceva anche l'ala, insomma. Quindi certo,
io sono d'accordo, io capisco dove vuole arrivare. Ragusa più vicino alla porta, è chiaro che fa più gol e diventa più devastante. Galel, caro direttore Giorgio, personalmente io ho solo una domanda che mi assilla: come vi spiegate il periodaccio attraversato dalla squadra immediatamente dopo la trasferta di Trapani e fino alla ricaduta con Latina? Motivazioni tecnico-tattiche e psicologiche? Sicuramente i risultati sono in linea con le buone indicazioni del precampionato e la Coppa Italia, ma ci avete fatto prendere un bello spavento. Voi come ve lo spiegate? Sfortuna ed errori pacchiani dei singoli, Pellizzoli in particolare, errori clamorosi degli arbitri, blocco psicologico. Grazie e buon lavoro. In estrema sintesi, perché sì, qui... Io guardo, in realtà noi ci siamo radunati, allenatori, società, preparatori, e poi abbiamo parlato con i giocatori, perché tutti quanti, non è che vi siete spaventati solo voi, siamo spaventati tutti, ci mancherebbe. E io credo di aver tirato fuori i primi capelli bianchi proprio in quel periodo lì, ma è normale, perché vedevi lavorare, vedevi fare le cose, sembrava che tutto fosse fatto bene, poi arrivare la domenica, la prestazione magari c'era e non faceva il risultato, la prestazione era meno bella e non faceva il risultato uguale, quindi... Siamo stati a provare a sviscerare tutto, dalla preparazione atletica alla condizione dei singoli, a perché uno giocava magari più o meno nel ruolo suo. Abbiamo provato tutto, l'allenatore e i giocatori hanno trovato una magnifica intesa invece tra di loro, c'è stata la vittoria di Reggio Calabria e da lì... Devo dirti che i giocatori e l'allenatore hanno creato questa enorme potenzialità interna e probabilmente sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista così anche della voglia di fare risultato, perché io credo che, non so se qualcuno me lo chiederà, ma credo che sì. Una partita come quella col Brescia, per esempio, oggi noi non la pareggeremmo mai. Oggi noi quella partita la vinceremmo. E invece in quel momento pensavamo ancora sul 3-1 a cercare di fare il quarto gol, il quinto gol, di non perdere tempo, di non stare... Vabbè, quella è stata una partita. E quindi credo che nel calcio la cosa importante sia anche quella di volere fare il risultato, di capire che facendo il risultato per il risultato si può arrivare ad ottenere qualche cosa. 4-3-3 offensivo. Caro Giorgio, che voto ti dai in questo primo semestre da DG del Pescara? Ma io ti dico la verità, intanto DG mi sento molto poco, nel senso che non è la plomb del direttore generale classico, cioè, quindi è un termine che mi hanno dato, se mi avessero detto che mi avessero dato un altro termine a me andava benissimo. Voto? Io non mi do nessun voto, nel senso che sicuramente i voti li devono dare gli altri, non sono le persone a doversi giudicare. Io l'unica cosa che posso dire è di aver cercato di lavorare il più possibile per il Pescara, poi è chiaro che lo fai in buona fede, a volte ci puoi indovinare, a volte puoi fare delle cazzate. Ripeto, 1976 ti chiede: ma nessuno si è accorto che il Pescara ha un centrocampo composto da due terzini, un difensore e un trequartista? Un campionato di B non si può affrontare con tre centrocampisti di ruolo, Nielsen, Ragusa e Viviani. Avete intenzione di prendere qualcuno? Alla prossima vedremo Pellizzoli e Vukušić Mediani. Se i risultati fossero questi si potrebbe anche rimanere così, poi non lo so, io credo che tanto dobbiamo far passare queste prossime tre partite, poi dopo queste tre partite vedremo dove siamo e come siamo, e si parlerà con l'allenatore e si vedrà quello che si può fare. Gino 72, come vedresti Zuparic al posto di Zauri con la difesa a 3? Se torna a giocare Sforzini, non credi che Ragusa e Politano debbano tornare sulle fasce congeniali per crossare? No, ma questi sono più, tu dovresti invitare Marino per queste cose, sono più cose tecniche. Ma io leggo tecniche. Quello che mi scrivono. Sì, dico, ma sono più cose tecniche, tutto è giusto, allora. Tutto è sbagliato, voglio dire, siamo d'accordissimo su questo, come potremmo essere d'accordissimo con quello che dice 3-4-3, 5-2-1, cioè sono cose guardi, tecniche. Flix Flavio, signor Repetto, innanzitutto buonasera e complimenti per il momento felice che vive. Nonostante gli enormi passi avanti fatti e i tanti risultati utili consecutivi, se lei vedesse le partite del Pescara a tifoso e non da addetto ai lavori, mi potrebbe dire in una scala da 1 a 10 quanto si diverte? Io sto tra 4 e 5 e credo che la ricerca del bel gioco sia la prima cosa per puntare davvero a qualcosa di importante. Da qui la seconda e ultima domanda: non ritiene che il Pescara sia risalito in piena corsa per la A e molto più per la scarsezza degli altri che per reali meriti del gioco? Gioco? Allora, sinteticamente, quando si dà?
Ma io intanto la vedo da tifoso, non la vedo da DJ. Quanto la diverte questa squadra? Da 1 a 10? In molte partite mi sono divertito, in altre mi sono divertito di meno, però io ti dico la verità che poi alla fine se vinco mi diverto. Ma credo che per esempio con tutto quello che ho letto e che insomma dichiarazioni via dicendo, a me una partita come quella di Lanciano va bene. Voglio dire, non storco il muso davanti, abbiamo fatto il gol e abbiamo subito un tiro in 90 minuti perché la partita è durata 100. E per quanto riguarda invece la risalita del Pescara, demerito del livello scarso della B? Sai, come se uno pensasse di andare, che ne so, con Angelina Jolie perché gli altri sono tutti brutti, non lo so, non lo so. E infatti non lo so, può darsi di sì, può darsi di no. Caro Giorgio, Hurricane 81, ad inizio campionato, quando eri ultra stressato per il mercato, ci trovavamo all'Arca a parlare della squadra allestita e tu dicesti che la squadra era stata allestita secondo criterio giovane esperto, più ovviamente qualche scommessa tipo Zuparic e giovani della Roma scambiati con Caprari. Avendo seguito tutta la preparazione a Rivisondi, avendo chiaro il potenziale della squadra, nonostante i momenti di difficoltà, sono sempre stato convinto che alla lunga avresti avuto ragione. Così è stato. Per questo ti chiedo se secondo te abbiamo ancora degli assi da tirar fuori dalla nostra rosa attuale, come Piscitella, ad esempio, lo stesso Sforzini, piede permettendo, che finora hanno avuto ancora modo di dimostrare il proprio valore. Un saluto e buon Natale. Sì, io mi ricordo di questo ragazzo, siamo trovati, io gli dicevo queste cose perché sono convinto, non è che mi metto a fare di quello che dicevo. Io credo che Piscitella, che tra parentesi ha avuto un infortunio rarissimo, una frattura del femore da stress, sia un ragazzo che può sicuramente dare molto al Pescara, come potrebbero essere in grado di darlo anche gli altri ragazzi, Cabasci, Fornito, quelli Selasi che è nostro, un ragazzo del 96, ce ne sono altri che hanno giocato molto poco. Su Sforzini oramai credo che siamo tutti d'accordo, se si riprende un giocatore che in B fa la differenza, quindi se riesce ad arrivare almeno all'80% della sua condizione fisica è un acquisto importante. Sivigliano è ancora convinto che Cutolo sia un'ala per il 4-3-3, 1936 per sempre. È possibile che lo scarso rendimento di Cutolo sia legato al fatto che è più una seconda punta da affiancare a un centravanti tipo Sforzini e non un'ala da tridente? Personalmente ritengo Cutolo ancora in grado di potersi esprimere su buoni livelli, ma essendo poco propenso alla corsa, credo sia più utile come attaccante dell'area. D'area, scusi. Guarda, io l'ho visto giocare molte volte seconda punta, come dice chi ha scritto, e ha fatto molto bene. Devo dire per la verità che ha sbagliato un pochettino le partite casalinghe, perché a Trapani, a Palermo, a Varese, a Cesena è stato sicuramente uno dei migliori in campo. È logico che meno compiti ha di dover rientrare, certo, è chiaro che certo. Può dare più vita al suo estro, però io è un ragazzo su cui punto ancora moltissimo, sia in un ruolo o nell'altro, quello che gli troverà il mister, non lo so quello che sarà nel futuro, però è un giocatore che in B non per caso ha fatto 34 gol negli ultimi tre campionati. Robert, quale crede possa essere il contributo del Gerondo in ritorno di Mascara e Cutolo? Noi tutti li abbiamo giudicati fisicamente non pronti e avulsi ormai dal gioco praticato al Pescara. Cutolo in particolare si è presentato a Pescara in cattiva forma. Mi chiedo se la professionalità si debba averla solo nel firmare i contratti. Se sei un valore aggiunto o giudicato tale, lo devi dimostrare. Ma io credo che se segue gli allenamenti e vede come... Io credo che la conformazione fisica probabilmente di Cutolo sembra che sia... Vi posso assicurare che Cutolo è tirato a lucido dal punto di vista del peso, della condizione fisica, si allena benissimo, fa tutto quello che fanno gli altri, fa delle bellissime cose anche in allenamento e le ha fatte anche in campionato, purtroppo non è riuscito ancora a fare l'acuto che è nelle sue corde nelle partite casalinghe. Io credo che a lui in questo periodo sia mancato fondamentalmente questo, fare uno di quei gol, uno di quegli assist per cui è diventato famoso quantomeno a livello di Serie B e finora non gli è riuscito ancora al massimo. Solo Biancazzurro e Gino 72, perché Pellizzoli non gioca più? È vero che vuole essere ceduto oppure la società ha intenzione di venderlo per incassare moneta? For The Bell Tolls, per chi suona la campana per capirci, risponde al vero la voce che circola da qualche tempo circa un litigio tra l'allenatore Marino e Pellizzoli, litigio che avrebbe generato la sua esclusione dal ruolo di titolare. Allora, Pellizzoli ha avuto un problema
piuttosto, non piuttosto, serio alla spalla, siccome un ragazzo di una correttezza eccezionale, avrebbe potuto mollare, cercare di far superare via dicendo, invece ha fatto una fase di recupero eccezionale da un mese e mezzo, due mesi, è arrivato a essere praticamente quasi in condizioni perfette e nel momento in cui sarà allenatissimo e quindi pronto a rientrare in squadra, quello lì deciderà il mister tra, ma io credo che sia arrivato in questo momento chi far giocare. Devo dire che però nello stesso tempo noi sul fatto di venderlo non ci pensate, perché se era il problema di venderlo l'avremmo fatto se stato con l'Udinese, che era no, no, sì. Non solo l'Udinese, c'era l'Udinese e Torino che ci hanno chiesto, logicamente non i soldi che la gente pensa, perché alla fine posso dirlo tranquillamente, non so se il Presidente, ma la massima offerta che abbiamo avuto è stata 160-180 mila euro per Rizzoli. E però era un giocatore che l'Udinese cercava, il Torino cercava, quindi il ragazzo è rimasto volentieri con noi, rimarrà con noi sicuramente anche nei prossimi anni. E abbiamo trovato Belardi tramite il mister e credo che sia stata una delle intuizioni più geniali, più importanti dell'anno come giocatore e soprattutto come persona, perché è un ragazzo fantastico che nello spogliatoio ha creato si è creato una sua posizione proprio insieme agli altri, e tra Perizzoli e Belardi c'è un bellissimo rapporto. Sivigliano, considerando le voci sulle partenze di Cabasci, Fornite, forse Viviani e Padovani, in quanto non compatibili col modulo troppo acerbi, essendo d'accordo sul potenziale inespresso dei suddetti, il Pescara eserciterà comunque il diritto di riscatto che farebbe qualunque società che punta ad una seria programmazione con i giovani più talentuosi del panorama italiano, o si ricomincerà tutto di nuovo da zero? For whom the bell tolls. Qual è la posizione di Viviani, Cabasci, Fornite e Padovan? Sono ragazzi arrivati per giocare e maturare, ma che stanno avendo poco spazio. Se gli ultimi tre forse sono ancora acerbi, Viviani è sicuramente un giocatore che reclama spazio. Come gestirete questa situazione? La domanda è la stessa. Ha chiesto di essere ceduto? Io credo molto in lui, ma in effetti in questo momento Brugman è inamovibile. Parla di Viviani. Su Viviani penso che abbiamo già risposto prima. Sui ragazzi, sui ragazzi, il fatto non è che non li abbiamo voluti prendere, è che su Padovan, su Cabasci, la Juventus ha messo una cifra stratosferica proprio per non perderli. Erano giocatori che sono venuti in prestito qui per poter giocare, per poter provare a fare la Serie B. Parliamo di ragazzi del 94. Fornito, su per giù la stessa cosa col Napoli, abbiamo un diritto di riscatto su Fornito, mentre invece in questo caso, diciamo, talmente sono grosse le cifre, non abbiamo un vero e proprio diritto di riscatto su Padovan e Cabasci. Però sono sicuro che se dovessero venire fuori bene qui, la Juventus sarà ben felice di Morri lasciare. Buonasera, a parte le dichiarazioni di facciata e giusti tatticismi, ci può confermare la possibilità di un ritorno di Cascione a Pescara? In merito a ciò ci conferma comunque gli ottimi rapporti tra il giocatore, la società, il mister e la squadra. Volevo infine chiederle come stanno andando i giovani in prestito, in particolare le stagioni di Vitiglio e Mbodì. Grazie. Allora, su Cascione credo che ci sia la concreta possibilità che torni qui. Ce l'ha detto lui, insomma, non credo che sia un mistero. E per quanto riguarda Vitiglio e Mbodì, purtroppo si è fatto male un paio di mesi fa, ha avuto un problema piuttosto serio al tendine rotuleo e quindi non è ancora pronto. Aveva incominciato molto bene segnando anche due gol. Vitiglio ha trovato poco spazio nella prima in classifica nel girone A di Lega Pro, di prima divisione, perché stanno puntando a vincere, è la squadra, diciamo, del mio paese, ma hanno uno squadrone e vogliono andare in Serie B. Insomma, per i ragazzi del 94 in quel caso è un po' difficile trovare spazio. Bruno, buonasera, vorrei sapere se è d'accordo con me che ci manca un esterno di destra in caso squalifico o infortunio del capitano. Sì. A posto. Arken, fare un pensierino per evitare della Juve Stabia che retrocederà al 100% a opzionario già a gennaio, è possibile? Le piace il giocatore? Il giocatore l'avevamo visto tanti anni fa, qui almeno io l'avevo visto qui a Lanciano, e ha giocato buon campionato, l'anno scorso ha fatto un grosso campionato a Terni. Bisogna vedere le condizioni. Quest'estate lui non solo non ha parlato neanche con noi, credo che abbia rifiutato una situazione, adesso non mi ricordo qual era, credo Catania, se non mi sbaglio, addirittura, per andare alla Juve Stabia, perché credo che sia proprio del posto lui. Quindi. Non so, si vedrà, ma non credo che
che oggi sinceramente sono molto felice che abbiamo preso Rossi, devo essere sincero, è un giocatore, certo, che a me sta dando una grande soddisfazione, e questo è uno di quei giocatori che ci ha chiesto il mister. Wakeman, avete già pensato, cioè, no, ci avete pensato a Samuele Longo? Lo vedrebbe bene in questo Pescara? La punta? Sì. La punta, sì. Beh, no, ma guarda, lo dicevo prima, se vi prendete tutti i tabellini delle rose delle squadre di Serie A, ce ne sono di... dalla decima in giù, ci sono tantissimi giocatori che hanno trovato poco spazio. Voglio Cartesio. Avete pensato di bussare alla porta del Bari per prendere qualche suo gioiellino, Sciaudone, Galano, Fedato, su tutti? Veramente siamo andati quest'estate a bussare lì ed era un po' più complicato di quello che pensavamo. Adesso sembra che il Bari non arrivi alla fine, dice Cartesio. Era un po' più complicato di quello che pensavamo. Galano era uno di quelli che avevamo in mente, Sciaudone era una delle mezzali che volevamo prendere una volta che Belinghieri... Guarda, ma non è un mistero, noi con quella storia di Bjarne avevamo preso Belinghieri, eravamo sicuri che potesse venire, non è venuto, avevamo Sciaudone, Bellomo, che insomma non è che diciamo proprio, certo, cioè, Bellomo, Sciaudone, Eramo e non mi ricordo il quarto chi era. Purtroppo Bellomo voleva venire, ma il Torino non ce l'ha dato. Sciaudone e il Bari in quel momento non si poteva privare di un giocatore così importante. Eramo, la Sampdoria non l'ha dato, e il quarto giocatore, se non mi viene in mente chi era, insomma. Amico del bannato, ripeto, come pensa di rimediare alla pessima scelta di depauperare il centrocampo nella coda del mercato estivo? Qual è il budget di spesa a sua disposizione? O meglio, esiste un budget che non sia un'elemosina? Sostituire Sforzini, cui ormai un solo pestone potrebbe risultare a lui e a noi fatale, è una priorità oppure mi veramente un optional? Grazie. Ma guarda, io non so perché dire che abbiamo depauperato il centrocampo. La cessione di Bjarnason e Cascione? No. Quella di Cascione era una cessione annunciata da due mesi. Ma io sto... No, da parte sua. La cessione di Cascione è stata determinata da Cascione, da nessuno della società, perché io la prima telefonata che ho fatto è stata a Cascione, il mister, il primo giocatore che ha contattato è stato Cascione, lui ha detto in quel momento che non voleva rimanere, poi nel tempo si è ricreduto e vuole tornare qua. Per quanto riguarda Bjarne, sono già risposto prima. Per quanto riguarda Sforzini, io spero invece che ce la faccia star bene, poi sarà da vedere quali sono i giocatori che sono disponibili. A scendere in B se sono di Serie A, oppure di cambiare casacca se sono di Serie B. Solo Biancazzurro, se la sente di mettere la sua faccia ad affermare che la squadra a gennaio verrà rinforzata anche con sacrifici economici da parte della società e non come lo scorso anno prendendo giocatori ridicoli? Quali sono gli obiettivi di mercato del Pescara? Allora, l'anno scorso il Pescara ha comprato i giocatori, perché se non avesse, io credo che sono stati spesi probabilmente proprio anche troppi soldi l'anno scorso a gennaio per giocatori che in quel momento forse non neanche erano indispensabili. Per quanto riguarda noi, perché volete per forza fare mercato in questo momento, quando c'è una squadra che sta andando in un certo modo, mancano 3 partite alla fine del giorno d'andata? Io credo che non manca molto, mancano 10 giorni. Tra 10 giorni si vedrà dove siamo messi, come saremo messi e quello che anche l'allenatore ci potrà chiedere. La società, da quello che so, da quello per cui ha parlato con me, sono più loro, vogliono prendere magari giocatori importanti e magari freno più io, perché sarà da vedere se conviene mettere qualcuno dentro a uno spogliatoio che ora sta andando avanti come Ruspa 74. Cartesio, nella seconda parte del campionato si tornerà al modulo 4-3-3 del progetto originario, colmando le lacune create nell'ultimo giorno di mercato estivo, oppure si abbandonerà il progetto 4-3-3 per continuare con il modulo con cui il mister ha risolto i problemi, limitandosi in fase di mercato ad alleggerire la rosa degli inutilizzati, fornito Kabashi Vukosic, e a prendere eventuali rincalzi per i ruoli scoperti che continuano con il 3-4-3? In buona sostanza si tratta di risolvere questo ennesimo equivoco creato da chi è bravissimo nella gestione economica ma molto meno bravo in quella tecnica. Mi auguro che almeno in questa volta i ruoli in società siano ben definiti e che tu possa dimostrare appieno le tue qualità senza ingerenza alcuna, perché le tue doti sono note e conclamate. Una su tutte Zuparic. Ovviamente do per scontato che questa volta nessuno dei titolari si è tolto all'ottimo mister che hai scelto. Aggio Marco Manna a te, sempre Forza Pescara.
Ma guardi, io non so perché gira questa cosa che la società non vuole. La società vuole fare qualcosa se serve. Io credo che hai detto bene, hai scritto, l'allenatore è bravo. Noi dobbiamo fare prima un discorso tecnico con l'allenatore, per quelle che possono essere le sue esigenze, vedere quello che il mercato eventualmente ci può offrire e se vale la pena intervenire, come dicevo prima, in certi ruoli. È chiaro che ci sono dei ruoli in cui siamo più carenti e ruoli in cui siamo invece magari in abbondanza, voglio dire, è logico. Le altre domande sono della stessa natura. Ant69, visto il livello molto basso di questo campionato, non sarà opportuno investire qualche soldino a gennaio per poi ritrovarsi a fine campionato in Serie A? Io penso che gli investimenti da buoni imprenditori siano proprio di questo tipo, spendere oggi, basterebbe pochi spiccioli per ritrovarsi con gli introiti della Serie Maggiore. Mi raccomando, ci vuole tanto per ricreare entusiasmo e pochissimo per prenderlo. Si stanno per riempire gli spalti come ai vecchi tempi, ma fate uno sforzo. Investire, vabbè, insomma. Sì. Andrea Bassano, ripeto, ma ci conviene realmente andare in A? Intendo dire che ci puntiamo realmente o l'obiettivo è solo un torneo di vertice, non essendo ancora pronti per investire per fare una Serie A? Eliotest, mettiamo che per merito o per fortuna quest'anno, il prossimo o fra quanti vuoi tu, riusciamo a tornare in Serie A, visto l'enorme divario che oggi c'è già fra queste due categorie, memori delle esperienze l'anno passato, che facciamo? Un altro anno come quello passato per me sarebbe fatale, ho una certa età. Quella mia. Gino 72, se dovessimo andare in A, quali giocatori saranno di nostra proprietà? No, noi abbiamo, partendo da dietro, quindi i portieri sono i nostri, tranne Pigliacelli che è del Parma, Balzano è nostro, Ciocic è nostro. Sì, 5 minuti. Possiamo prendere la metà di Schiavi. Zuparic è nostro, poi chi c'è? Brugman è nostro, Rizzo è nostro, io credo che Politano, c'è l'ossatura, Politano abbiamo la metà, Ragusa abbiamo la metà, Maniere è nostro, Essero e Cutolo è nostro, sì. Mascara è nostro, io credo che abbiamo una rosa di giocatori, molti di proprietà e altri, per esempio Viviani, abbiamo il prezzo col diritto di riscatto alla metà, mentre invece di Piscitelle e Politano abbiamo già le metà nostre. Magico Pè, vorrei avere da Repetto delle citazioni in merito alla cordata di imprenditori milanesi, Mesa, cordata milanesi. Russa. È possibile avere un po' di chiarezza su voci che ormai vanno in giro da qualche tempo? Ma io posso dire una cosa, siccome mi hai dato una, a me non me ne frega un cazzo di sta cosa. No, le parolacce non le puoi dire. Se io non la sto seguendo. Non le può dire le parolacce, una, scusi. Mi hai detto di sì. Ah, uno, vabbè. Mi hai detto che... Pescarancia. Non le so. E l'abbiamo superato. Non le so. Pescarancia, Giorgio, però fatelo dire, quando le cose andavano male e la gente chiedeva spiegazioni, non vi siete fatti vedere, specie tu eri latitante. AZ19, Giorgio, tu che segui anche le giovanili, credi che sia possibile più in là inserire qualche primavera di buon calibro? A tua veduta, come abbiamo fatto in precedenza, sai di qualche nome per te già pronto quasi? Dimmi un nome, grazie. Allora, prima vedere. No, allora parto dalla seconda, che i nomi non si fanno, sono dei ragazzi interessanti, penso che ne abbiamo sicuramente più di 5, 6, 7 di un certo livello. Prima di... Il fatto di non farsi vedere è diverso. Tu mi hai invitato quando? Tanti mesi fa. Mi hai invitato un sacco di tempo fa. Avevamo stabilito questa data. Io non sapevo come sarebbe andata. L'altra volta sono andato a Profeta. Sono andato dovevamo farlo il 27 novembre. Era morto Vincenzo. Abbiamo deciso di sospenderlo. Sono andato da Sembroni in un momento che stavamo perdendo sempre. Non vado a fare la comparsata dopo le partite. Non mi hanno mai intervistato, ma neanche quando abbiamo vinto. Non ci sono proprio mai andato. È successo domenica perché mi hanno preso al volo a Lanciano, ma se no io non faccio intervista dopo la partita, perché lascio spazio credo giustamente agli allenatori, all'allenatore, ai giocatori e alla società. E quindi abbiamo risolto io anche questo. Io invece andrò le prossime volte andrò a una TV che mi ha chiesto di a Silvi, altri, le faccio tutte. Per chiudere, l'ho tenuta proprio in ultima. Per ultimo questa riflessione la fa Petti Rosso. Giorgio, sono un ultra in pensione e abbiamo apprezzato, amato e applaudito il nostro capitano Vincenzo Zucchini, ci racconti due aneddoti di quando giocavate insieme. Zucchini forever, l'ho voluto fare proprio perché è stato veramente il vessillo più alto che il Pescara abbia sventolato in tutti questi anni, persona di straordinario valore morale e non solo tecnico.
Giorgio, ho voluto lasciare questo... Un aneddoto terribile, a parte che ho visto quel benefico servizio con la il video che ha fatto Luca Teseo è stato veramente fantastico. Bravo, gli facciamo i complimenti con tutto intervista. Il cuore. Devo dire, un aneddoto, professor, è terribile perché è successo una settimana prima che ci lasciasse, perché ero a casa sua e mi ha detto: per gennaio mi rimetto pronto e torno, gennaio, febbraio, dopo la sosta torno. E quindi puoi immaginare vederlo così dentro al letto, e lui aveva ancora questo spirito di combattere, di voler venire fuori. Poi, che ti devo dire, ne ho talmente tanti con Vincenzo. Mi ricordo una cosa per cui divento matto, perché quella famosa partita a Reggio Emilia 2-2 in mezzo alla neve con rigore contro all'ultimo secondo che Piloni parò. Noi eravamo rimasti in 10 perché avevano espulso proprio Vincenzo, che in una scivolata era entrato su Boranga, si era creato un po' di parapiglia. Io in scivolata sono arrivato dietro, ho tirato un pugno a uno che era davanti, l'arbitro si è girato, ha visto una mano e pensava che fosse quella di Vincenzo, che ha preso 3 giornate di squalifica. Invece ero stato io, ma se ne prese lui. E poi niente, mi ricordo i viaggi, le interminabili partite a carte con Bruno, con Marinelli, con Mancin, insomma noi... Siamo stati insieme troppi anni. Abbiamo sempre nel cuore Vincenzo Zucchini. Ma come hai detto tu bene, al di là del giocatore, era una persona fantastica, discreta, mai sopra le righe. Io ringrazio il direttore generale. Non mi dire quello che sai che soffro quando mi dico. Il direttore generale Giorgio Repetto per questa bellissima puntata fatta di davvero di approfondimenti, ma anche di tanti ricordi, di una bella lettura tecnica di questo Pescara che regala in questi ultimi tempi davvero tante emozioni. Sono 8 partite che il Pescara regala soddisfazione ai tifosi. Io ringrazio Rete 8 per l'ospitalità, la dirigenza, lo staff tecnico, la redazione e la redazione di forzapescara.com. Ci potrete vedere in replica. Grazie ancora, buon Natale, noi saremo ancora qui tra un mese per gli ultimi 3 giorni di calciomercato. Grazie e sempre Forza Pescara. Arrivederci a tutti.